Egli mi ha vilipeso in tutti i modi. E una volta mi ha impedito di concludere un affare per 1 milione. Ha goduto delle mie perdite e ha dileggiato i miei guadagni. Ha disprezzato la mia razza. Ha ostacolato i miei affari. Ha allontanato da me i miei buoni amici e mi ha aizzato contro i nemici. E tutto questo per quale motivo? Perché sono un ebreo. E dunque? Non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non si nutre anch'egli dello stesso cibo che si nutre un cristiano? Non è ferito dalle stesse armi? Non è soggetto alle stesse malattie? Non viene curato e guarito con gli stessi rimedi? E infine non è raggelato e riscaldato dagli stessi inverni e dalle stesse estati che un cristiano? Se ci pungete, non versiamo forse sangue? E se ci fate il solletico, non ci mettiamo forse a ridere? E se ci avvelenate, non moriamo? E se ci usate un torto, non cercheremo di rifarci con la vendetta? Se siamo uguali a voi in tutto il resto, dovremmo rassomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano, a che si riduce la mansuetudine di costui? Nella vendetta. E se un cristiano fa un torto a un ebreo, quale esempio di sopportazione darà il cristiano? La vendetta. La stessa malvagità che voi ci insegnate verrà da me praticata. E non è nemmeno escluso che io riesca persino a superare l'insegnamento.